Da questi cunicoli ombrosi e umidi i soldati difendevano il castello di Sassari. L'odore della terra filtra ancora dalle pietre che ricoprono il soffitto e il chiaroscuro che viene dalle aperture crea una suggestiva atmosfera. Un percorso sotterraneo per gli uomini armati, mentre in superficie si svolgeva la vita della città che governava dalla fortezza. Tutto ricorda quegli anni difficili. I segni sulle pietre testimoniano la vita dei soldati che per ingannare il tempo le incidevano. Il castello fu costruito nei primi anni del 1300 dagli aragonesi e per secoli è stato il simbolo e lo strumento della dominazione. Nel 1877 la città decise di abbatterlo. Beh, una scoperta di grandissimo interesse sia da un punto di vista storico che da un punto di vista monumentale. Ed è assolutamente interessante perché queste strutture sono assolutamente poderose e sono sotto gli occhi di tutti. Si sono conservate perfettamente perché sono state abbandonate e riempite molto tempo fa, probabilmente entro la fine del 1600, e proprio per questo motivo si sono conservate fino a noi senza che nessuno le avesse più viste, certo non nell'Ottocento, quando qua c'era intorno al castello una grande piazza sterrata. La storia delle antiche mura è la storia della città. A distanza di secoli si scoprono i segni lasciati dal Tribunale dell'Inquisizione della Sardegna, che qui ha avuto sede per oltre 2 secoli. Erano tempi in cui le donne come Giulia Carta, di Siligo, venivano bruciate sul rogo perché considerate streghe. I documenti rievocano l'antico processo. I resti di un silos scavato nella roccia ricordano i supplizi dei prigionieri che qui venivano rinchiusi. Sulle pareti si scorgono ancora crocifissi e madonne incisi nei momenti di sconforto. Dagli anni della dominazione ad oggi, i resti del castello offrono l'occasione per recuperare pagine di storia. È un nuovo modo di ricominciare, un'altra possibilità per conoscere Sassari. Nel 2008 è stato portato alla luce l'antemurale che proteggeva la fortezza sul profondo fossato. È al suo interno che scorrono i cunicoli per gli uomini di ronda. Gli studi erano previsti nell'ambito di un progetto del comune per dare un aspetto dignitoso alle piazze del centro, compresa naturalmente Piazza Castello, che dall'antica fortezza porta soltanto il nome. Prima dei lavori lo scavo archeologico, ed ecco la scoperta. L'abbiamo scoperto per fortuna fondamentalmente, nel senso che durante la messa in opera di un corrugato per la rete elettrica è venuto fuori il primo blocco della muratura esterna. Da lì è stato un susseguirsi di scoperte interessantissime. La struttura esterna che abbiamo trovato all'inizio non ci ha fatto minimamente pensare a una situazione del genere, nel senso bocche da fuoco, corridoi, 2 piani di corridoi. E scoprire poi la scalinata che dava accesso a queste strutture, con tutto quello che c'è qua dentro e che è stato rinvenuto qua dentro, è stata una scoperta eccezionale. Lo scavo ha rappresentato un'esperienza importante per i giovani archeologi che hanno lavorato prima in superficie e poi nei 2 piani sottoterra. Si pensa ora al futuro. Che fare dei resti del castello? Ricoprirli e dimenticarli o renderli visitabili? I problemi della sicurezza e dell'accessibilità sono allo studio. Si gettano le basi per un progetto che punta a salvare dall'oblio pagine di storia che ancora possono essere lette.